Avanti! Ritagliamoci! Viva la donna! Abbasso gli uomini! Abbasso gli uomini! Viva le donne! Abbasso gli uomini! Rompi i coglioni! Come ti chiami? Marcella. Da quanto tempo sei sposata? 15 anni. Cosa hai pensato di fare? Bah. Non ce la faccio. Racconta la tua storia, scusate. Racconta la tua storia. Basta, non ce la faccio più. I primi tempi era tutto rose e fiori. Mi veniva a prendere, mi portava mi portava lì, poi me lo sono sposato. Signori miei, volete sapere quello che fa? Quando ha 37 di febbre, quello chiama mamma, non ne posso proprio più. Cos'hai pensato di fare? Ah beh, io ho detto, amore mio, sai che c'è? Io non te la do più. Più. E com'è andata a finire? Il primo giorno. Niente. Il terzo giorno? Niente. Il quarto giorno? Il terzo giorno? Ma ha portato fuori a cielo. Ma ha portato i fiori. È cambiato. Brava! Viva le donne! Come ti chiami? Paola. Da quanto tempo sei? Sono un po' di anni, sono 31 anni di sacrifici, signora. Alla faccia sì, Racconta la tua storia. Allora, mi dovrei sedere perché sono 31 anni, quindi vabbè, però faccio una sintesi. Allora, mi sono sposata, tutte rose e fiori, come ha detto anche prima lei, perché gli uomini fanno tutti così. Poi arrivava a casa, Paola, è pronto! Cioè, è pronto da mangiare, no? Io sì, sarò pronto, lui seduto, tornava dal lavoro, io sono stanco, mi fa male il collo, mi gira la testa, adesso ha pure l'ernia alla schiena, quindi non si può neanche muovere, prende il pezzo, vabbè, però ho deciso una settimana fa di dire basta, adesso prendiamo dei provvedimenti, intanto non te la do più, la do a qualcun altro, perché mica non la do solo a lui e basta. Devo dare a qualcuno. Ancora sono giovane, no, questo va. Quindi. E come è andata a finire? Beh, secondo me stasera mi dirà. Domani mi porterà fuori a cena e faremo un altro 15 giorni qua, secondo me, perché se no gliela do a qualcun altro. E spero che, però, il primo giorno non ho visto niente, il secondo neanche, mo speriamo dopodomani di vedere qualcosa, se no Saro, sparisci, eh? Viva le donne! Come ti chiami? Simona. Da quanto tempo sei sposata? 11 anni. Raccontaci la tua storia. Siamo sposati da 11 anni, ma siamo insieme da 19. I primi erano la fine del mondo. Gli 11 anni di matrimonio, come le mie amiche qua, che si ribellano. La storia si ripete. Lui lavora, io a casa, bambini, lava, vestire, vado da mangiare, lava, rimprovero, non mi aiuti, non fai niente, ti va, partite. Cosa hai pensato di fare? Un giorno mi sono ribellata e ho detto basta, o ti muovi da quei divani da Mediaset Premium oppure io non te la do più, ma proprio più. Come è andata a finire? È andata a finire il primo giorno, non ho visto nulla. Secondo, non ho visto nulla. Nemmeno il terzo non ho visto nulla. Il quarto poi ho cominciato a pensarci. Ma dice vabbè, quando Simona ti aiuto io, ho lavato i bagni, ho lavato i piatti, ho caricato la lavata della lavatrice. E allora, ti ragiono, sei morto. Ah no, veniamo a te. Come ti chiami? Samantha.
E da quanto tempo sei sposata? Siamo sposati da 6 anni. Raccontami la tua storia. Mamma mia, i primi anni erano bellissimi. Lui mi portava a cena, mi portava fuori. Era un idillio tutti i giorni. E poi cosa è successo? Tu mi sempre su questo divano e si vede le partite, puoi giocare con questo, con quell'altro, dice ma cucina, fai qualcosa, è tutto io, devo fare, sempre le solite cose. E cosa hai pensato di fare? A questo punto ho detto bella mia, non te lo do più adesso, E com'è andata a finire? È il primo giorno, niente. Non ho visto niente il primo giorno, il secondo giorno non ho visto niente nemmeno, il terzo giorno, ecco qui. Edizione!